Voglio iniziare facendo un grosso applauso ai ragazzi. Oggi secondo me sono stati straordinari, perché non era facile ribaltare un risultato in questo modo. Oggi, come si dice, hanno proprio gettato il cuore oltre l'ostacolo. Siamo partiti bene, abbiamo giocato bene la prima parte di gara, siamo andati in vantaggio, poi abbiamo subito il pareggio degli avversari. Nonostante tutto siamo rimasti lucidi, volevamo continuare a proporre sempre il nostro gioco. Molte volte prendiamo anche qualche rischio di troppo, infatti sul vantaggio loro abbiamo provato un giro palla un po' difficile, purtroppo siamo stati penalizzati in quell'occasione, siamo andati sotto, ma nonostante tutto i ragazzi sono stati eccezionali, perché hanno davvero, ripeto, gettato il cuore oltre l'ostacolo, hanno aggredito ogni centimetro di campo, hanno riproposto tutto il loro gioco, quindi siamo riusciti a trovare il pareggio con Michele Vittorini. E poi abbiamo continuato, ci credevamo, volevamo vincere, ci siamo allenati benissimo in settimana, poi dopo pure la brutta parentesi della Coppa, volevamo insomma una prova d'orgoglio, e penso che oggi i ragazzi siano stati proprio da elogiare. Qual è stata la cosa che le è piaciuta di più oggi? Il carattere. Oggi hanno dimostrato che oltre ad essere bravi giocatori hanno un grande carattere, e penso che oggi sia emerso il gruppo. Questo secondo me è un grande gruppo di ragazzi, oggi è il gruppo che ti ha fatto raggiungere l'obiettivo. Fino all'ultimo secondo si sono aiutati l'uno con l'altro, hanno collaborato su ogni pallone e volevamo vincere. Sono molto contento per i gol, ma soprattutto per la vittoria della squadra, perché ce lo siamo meritati. Venivamo da una settimana molto difficile con una sconfitta immeritata secondo me a Ciampino contro l'Almas, poi una brutta prestazione in Coppa contro il Montalto. Ovviamente cercheremo di rifarci al ritorno con il Montalto, intanto l'importante era questa domenica. Per fortuna abbiamo vinto, sono contento che sono serviti i miei gol e insomma tutto qui. La partita è importante, portare i tre punti a casa per preparare benissimo la partita di domenica prossima. Michel, facciamo una battuta, hai segnato tu, ha segnato Manuel, manca solo Cristian, quindi. Mannaggia, mi ero alzato dalla panchina perché pensavo la buttasse dentro mio fratello Cristian, se lo meriterebbe il gol perché gli darebbe molto morale. Aspettiamo, magari segnerà anche lui prossimamente, comunque sta lavorando bene, sono sicuro che arriverà anche per lui il gol. Ma dove potete arrivare voi del Civitavecchia? Perché soprattutto qui ad Allumiere avete sempre giocato bene e vinto, quindi questo Civitavecchia può arrivare in alto? Sicuramente fa piacere arrivare alto, però non è un nostro, come diciamo, non siamo partiti per questo obiettivo. Sicuramente cercheremo di arrivare il più su possibile, vincendole tutte, sperando anche di iniziare a vincere fuori casa, perché diciamo è quello che ci sta mancando per questo inizio di stagione.